Il Ministero degli Interni ha finalmente sancito la data per il rinnovo del Consiglio Comunale. Gli stabiesi torneranno alle urne il 10 di giugno per votare per l'ennesima volta il primo cittadino. È la terza volta in meno di 5 anni. Un governo così repentino che fa gola ai più ghiotti e ballerini stati del mondo occidentale. Ma il tessuto sociale e politico stabiese resta ancora frammentato. Abbiamo un centrodestra con Gaetano Cimmino che con le sue truppe si sta preparando per ritornare come candidato sindaco, che però dovrà fare i conti con un Massimo De Angelis, salvo gli accordi dell'ultima ora. Ma se Atene piange, Sparta non ride. Il centro-sinistra vede l'ex sindaco Antonio Pannullo che con audace ambizione tenta un bis, sganciandosi dal segretario Nicola Corrado che ha finalmente incoronato il suo sogno, ma che sta scoprendo di aver ottenuto solo una vittoria di Pirro. Le proposte non sembrano essere più credibili. Si parla di lavoro, si parla di turismo. Eppure negli ultimi 20 anni Castellammare è stata partecipe di un grande esodo che ha visto tanti giovani lavorare altrove, giovani capaci che dediti appunto al turismo e che non hanno trovato qui, nella città delle acque, la giusta collocazione. Risulta dunque difficile proporre iniziative e programmi elettorali che risultano ormai inghiottiti da egoismi che hanno totalmente lacerato questo territorio. Non si saprà chi sarà il nuovo sindaco, per ora solo il Movimento 5 Stelle ha presentato una squadra che a breve verrà cristallizzata in una lista. Sono ancora nei lavori in corso le varie coalizioni che vedranno le ataviche distinzioni che si frammentano nel centrodestra e nel centrosinistra. Ma al nuovo sindaco consiglierei una pillola filosofica e in questo caso di politica non posso che non appellarmi ai greci, quali reali inventori della politica, in particolare Aristotele. Aristotele disse: chi non conosce i propri limiti teme il destino. Quindi per il nuovo sindaco abbia chiara idea di chi si circonda, abbia chiara idea di quelli che sono i suoi programmi, perché la città non può più aspettare.